fiorio per ottenere le informazioni necessarie, che sono quelle, per conseguire l'interoperabilità. Ma andiamo a vedere l'attuazione pratica, andiamo a vedere una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la sentenza SIS Institute Inc. contro Work Programming Limited, che è tornata ad analizzare il perimetro della tutela autoriale e ha spiegato, virgolettato dalla sentenza, il vantaggio principale offerto dal paradigma autorale come strumento di produzione del software risiede nel fatto che esso concerne soltanto l'espressione individuale dell'opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere agli autori di creare programmi simili, virgola, questo è il passaggio delicato, o perfino identici purché si astengano dal copiare. Simili o perfino identici purché si astengano dal copiare. Come dire, io in realtà do una protezione esclusivamente contro il soggetto che ha fatto una copia identica e che ha fatto una copia. Perché se, come il famoso Pierre Menard, autore del Chisciotte, un bellissimo racconto di Borges che io amo citare spesso, uno studioso di Cervantes che si era talmente immedesimato in Cervantes da essere stato in grado prima di morire, è un racconto di fantasia, sia ben chiaro, di riscrivere da solo, quindi non a memoria, non a danzo, ma pensando in proprio un capitolo del Don Chisciotte, beh, se succede questo caso di un soggetto che come Pierre Menard riesce a iscriversi da solo, riconcependolo da caso, un algoritmo identico a quello di un altro programma, questo signore non ha commesso una violazione. Pierre Menard è un altro di fantasia e questo è probabilmente un tema che non vogliamo dimenticare. Questo ovviamente è una mia aggiunta, faceva parte della recitazione scenica. I profili d'ombra quindi permangono. Si ricordi come se per un verso la protezione attraverso il diritto d'autore del software fu inizialmente concepita al riferimento al programma espresso in forma di codice sorgente, unica forma del programma comprensibile per l'uomo, l'escamotage giuridico col quale si giungeva a equiparare gli stati del programma a un'opera dell'ingegno servì poi ad estendere ulteriormente la protezione anche al software in forma di codice oggetto, che è qualcosa che comunque è addirittura incomprensibile per l'essere umano, non solo non ha valore rappresentativo, ma è proprio qualcosa che noi non siamo in grado di comprendere. Non solo, il programma in veste di sorgente, cioè quello almeno leggibile, l'algoritmo, nella maggior parte dei casi non viene divulgato alla collettività. Guardate bene che non è protetto solo se ci arriviamo in veste di segreto, ma è protetto in sé. Ora, noi siamo abituati al fatto che se io scrivo un libro, questo riguarda il tema del convegno di oggi, è appena uscito, è un volumetto divulgativo che abbiamo fatto con filo diritto, competere con il brand sul mercato globale, proprio per andare a spiegare in parole povere, non in parole giuridiche, dei concetti giuridici, economici e di marketing per le imprese che si trovano ad operare in questo settore. In qualche misura fa quello che questo convegno cerca di fare a un livello più alto, lo fa a un livello più basso, per parlare alle imprese, che è quello che spero che tutti noi riusciamo riusciremo a fare, è importante che parliamo alle imprese, è importante che convinciamo le imprese a proteggere al meglio i propri diritti, oggi parliamo ovviamente di software, parliamo di segreto, di fantasia. Dunque, normalmente un'opera viene divulgata, il software no, perché il codice sorgente di regola non viene pubblicato, è blindato anche utilizzando dei mezzi tecnici di protezione, la cui rimozione è sanzionata penalmente, non viene divulgato alla collettività, come accade per ogni opera dell'ingegno, ma funge solo da tramite, da strumento per consentire la produzione della sua produzione. Ma il passaggio è solo questo. Questa situazione paradossale rivela l'idoneità del paradigma autorale dal proteggere un bene alla spiccata valenza funzionale quale il software, e quindi a promuovere la libera circolazione degli algoritmi e dei principi matematici sottesi al programma, che era una delle finalità della direttiva e a monte di coloro che hanno scelto la tutela autorale. Anzi, la previsione di un onere di divulgazione di regola superflua per le opere dell'ingegno, di pubblicare un libro, una canzone, un'opera dell'arte figurativa, un'opera dell'industrial design, non c'è il minimo dubbio che il suo scopo sia quello di diffondere una banca di dati, se vogliamo scegliere un'opera che è ancora più funzionale e tecnica. Tutti abbiamo come scopo quello di diffondere a pagamento e ci manterrebbe altro, ma di diffondere. Qui no, qui noi il nostro bravo algoritmo lo teniamo blindato e sotto chiave. Lo teniamo blindato e sotto chiave perché da un lato le limitazioni per l'utilizzatore finale sono serrate
consente di studiare solo dal di fuori il funzionamento del programma. E quanto alla decompilazione, è ammessa solo al fine di derivare informazioni necessarie per consentire l'interoperabilità. In nessun altro caso il legislatore mette il ricorso al reverse engineering del software. Una situazione quasi paradossale, e dovremmo studiarla bene in relazione alla nostra brava attuazione della direttiva sul segreto industriale, che invece sul reverse engineering è fortemente italiano. Ecco che quindi si arriva al dunque. Quando si aggiunge alla tutela autorale del software, colpo di scena, la disciplina del segreto industriale. Un segreto che nel caso del software non rivelato è reso fortificato e inespugnabile dalla protezione autorale. È proprio la protezione del codice oggetto che consente al titolare del diritto di distribuire sì il software al pubblico, ma tenendo segrete proprio quelle sue componenti più preziose. Sono vietati tout court, articolo 6 della direttiva, tutti gli atti di decompilazione del programma, ad eccezione di quelli intesi al perseguimento dell'interoperabilità. Non solo. Si introduce una puntuale disciplina circa l'utilizzo delle informazioni segrete ottenute ai fini dell'interoperabilità attraverso l'opera di reverse engineering. Siccome la decompilazione, se la faccio, potrebbe comunque portare alla luce informazioni importanti che non sono sottese a quella parte di software aspettata a garantire l'interoperabilità con periferiche esterne o altri software, ecco che il secondo comma dell'articolo 6 introduce il divieto tassativo di comunicazione a terzi delle informazioni acquisite durante e per il tramite dell'opera di decompilazione. Un ulteriore divieto di impiego di siffatte informazioni per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un software sostanzialmente simile. Sostanzialmente simile, ma come? Se la Corte di Giustizia ci ha detto che se io riesco a realizzare un software anche identico per conto mio, ma questo l'hai ottenuto per la decompilazione, non è fatto proprio. È così vero che se non l'ho ottenuto mediante decompilazione e poi lo modifico non lo faccio proprio. Questo è sicuramente un tema molto, molto, molto delicato. Possiamo dirlo, è il peggiore dei mondi possibili in questo caso. Perché lo strumento del diritto d'autore, adottato per venire incontro alle esigenze di un settore industriale che allora era agli albori, oggi è diretto ad un certo successo e che forse non ha più bisogno di essere protetto sotto questo profilo, è stato manipolato per consentire l'ottenimento di una super tutela proprio di cosa? Proprio di quelle informazioni che per contro non dovrebbero essere proteggibili, proprio quelle idee sottostanti che invece il brevetto ci fa circolare, perché il brevetto ha la logica della disclosure. Il risultato è una forma di segreto industriale che da una parte è impropria, perché il segreto, come abbiamo sempre visto, tutto quello che abbiamo detto è un segreto alternativo, cioè la condizione con il diritto sull'idea. Il segreto dà soltanto una così dire, esclusiva sull'area di riservatezza. Qui no, qui di fatto un mix mortale del segreto e della protezione autorale che consente di proteggere. Conclusione. Un ripensamento è necessario. E lo è tanto più in questo momento. E perché è così difficile? Beh, proviamo un po' a immaginare. Immaginiamo quali sono gli interessi di lobby sono stati. Forse gli stessi interessi che impediscono, per esempio, di dare attuazione seria alle regole a proposito del commercio elettronico con una industria digitale che sembra essersi erta contro i diritti degli stessi titolari della proprietà industriale intellettuale per difendere a parole la libertà della rete e dalla sua libertà di fare profitti e dalla contraffazione che si svolge sulla rete, abbiamo un periodo nel quale, di fronte alla minaccia, tra virgolette, di una direttiva comunitaria sui comportamenti di invenzione, si sono evocati gli spettri di censure, di protezioni che avrebbero soffocato le piccole software houses, mentre dietro questo sistema ci sono grandi interessi, grandi software houses, grandi imprese che non sono soltanto software houses e con le quali bisogna fare i conti. Fare i conti anche perché, l'ho detto, lo ribadisco, l'ipertrofia della protezione della proprietà intellettuale è altrettanto perniciosa del crollo e del svuotamento di questa protezione, perché rischia di portare come conseguenza poi una reazione di segno contrario e quindi una sorta di mutismo nei confronti della proprietà intellettuale generale. Ricercare un punto di equilibrio, questa ovviamente è una conclusione mia, ma credo che corrisponda anche al pensiero di Manuel Arezzo, è un compito importante al quale siamo chiamati tutti. Giuristi, decision makers e policy makers, ovviamente in questo caso, consulenti e
questa sessione prima del prossimo coffee break, e non proprio prima, ci sarà poi un intervento aggiuntivo molto interessante, lo credo, a Valeria Falci, dell'Università Europea di Roma, della LUIS, di tante cose bellissime, della Commissione dei Ricorsi di UBM, che su questi temi ha studiato molto, ha già scritto molto, anche in questo caso con degli spunti molto giustamente poetici sulle novità introdotte nella direttiva comunitaria, che continua a chiamare comunitaria, che sarebbe comunitaria, sulle informazioni riservate e sulle criticità del suo futuro. Grazie Presidente, grazie Cervelli per l'invito in questa bella giornata di lavoro. Dopo la tua interpretazione scelta, ancora di più dopo i lineamenti ricostruttivi, evolutivi ed applicativi che sono stati sin qui ripercorsi, è davvero difficile essere originali. D'altra parte, il titolo del mio intervento è piuttosto ambizioso: le novità introdotte dalla direttiva sulle informazioni riservate e le criticità del recepimento. Cercherò di spiegare questo titolo proponendovi una storia, novità della direttiva sulla base e alla luce del percorso della genesi dei lavori che hanno portato alla sua adozione e criticità del recepimento in relazione ad alcune questioni che rimangono irrisolte attraverso una interpretazione legata all'intera e anche allo spiritus della previsione della direttiva stessa. Veniamo allora al primo punto, le novità introdotte dalla direttiva nella prospettiva del percorso evolutivo, che forse vale la pena ripercorrere rapidamente. Qual è la genesi di questa direttiva? Quali erano le ragioni della sua opportunità? Molto spesso più volte è stata evocata durante la mattinata dei lavori il comunicato di vita, ogni volta che si tratta di segreto industriale, di informazioni riservate commerciali, un pilastro dal punto di vista dei fondamenti, dei principi, rappresentato dai CRIPS, l'articolo 39 bis, tornando all'articolo 10 costante per dare il senso di un contesto, di una cornice internazionale scolpita nei suoi principi. È stato detto meglio di me che questa cornice ha costituito il punto di riferimento e dei lavori del codice e della novella del 2010, che da questo punto di vista ha anticipato e preceduto il legislatore europeo. E ha anticipato e preceduto i lavori del legislatore europeo perché nel 2010 il legislatore italiano, per superare qualche ambiguità che si poteva ritenere insita nel testo della previsione, forse laddove non detto in maniera anche consistente con la relazione di accompagnamento, insomma, fatto sa che la previsione originariamente rappresentata dal combinato disposto degli articoli 1, 98 e 99 lasciava spazio a qualche lacuna rispetto alle attività illecite. L'intervento del legislatore del 2010 supera questa lacuna, ricompone il sistema e dà il senso di una tutela del segreto commerciale e industriale che si muove lungo un doppio binario. Una protezione accordata a certe condizioni in presenza di alcuni requisiti, di alcune attività che sfuggono a questa previsione. Era questo uno sforzo che insieme a Gustavo Di Viene abbiamo sostenuto, abbiamo sollecitato e che quindi ci ha portato molto ben disposte quando sono iniziati i lavori della direttiva. I lavori della direttiva sono iniziati subito dopo il 2011, prima con uno studio sulla tutela del segreto commerciale nell'Unione, poi con una consultazione, poi con un questionario, poi con una bozza direttiva nel novembre del 2013 che sembrava effettivamente dare forma a quel progetto che muoveva dai principi TRIPS, che li rinforzava, che li consolidava e che li traduceva in un dettato normativo chiaro e soprattutto da promuovere la convergenza nell'enforcement
della protezione del segreto industriale. Ma ritorniamo alla domanda, perché una direttiva? C'erano dei principi, erano chiari, era chiaro gli incardinamenti, la tutela nell'arco della protezione della fair competition, principi certi, obbligatori per i paesi dell'Europa e dell'Unione. Perché hanno l'esigenza di una direttiva? Beh, i lavori preparatori lo dicono molto bene, e lo dice anche la direttiva nella sua attuale formulazione. Esistevano dei principi fondamentali, d'altra parte a questi principi corrispondeva un recepimento, un'attuazione del tutto disorganica, disomogenea, non dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista procedurale. Non era chiara la nozione di informazione riservata, l'AN, non era chiara l'ampiezza della tutela, non era chiara l'univoca la sedes della tutela, non erano chiari gli strumenti, addirittura non era chiaro chi fossero i soggetti nei confronti dei quali potesse essere mossa una azione per l'operazione del segreto industriale. Primo punto, l'obiettivo della direttiva era quello di superare questa simmetria, di superare questa frammentazione per veicolare la protezione del segreto industriale anche in un contesto che si andava in quegli anni consolidando, l'unione dell'innovazione. Segreto industriale che fa e si completa con i paralleli lavori che avrebbero portato al faticoso percorso di adozione del brevetto con effetti unitari, strumenti diversi a condizioni diverse che condividono un presupposto, quale fornire previsioni di tutela omogenee e convergenti, non ispirate ad un principio di armonizzazione massima, ma ispirate ad un principio di convergenza di legislazioni. Obiettivo tutelare l'informazione riservata industriale e commerciale, secondo obiettivo agevolare e facilitare la contaminazione, la combinazione di linee di ricerca in un contesto europeo, nell'unione dell'innovazione. Sembra controproduttivo, ma questa è la seconda ragione che aveva portato ad avviare i lavori di adozione della direttiva, perché affinché la contaminazione di ricerche, affinché delle cooperazioni transnazionali possano essere efficaci ed effettive, bisogna poter contare su regole certe, condivise e che garantiscano uno scambio di informazioni tecniche e commerciali in una cerchia ristretta di soggetti. Due obiettivi: convergenza all'insegna della parità di trattamento e delle garanzie e tutele uniforme, secondo obiettivo facilitare e promuovere la contaminazione delle ricerche in un contesto di unione dell'innovazione. Cos'è che rimaneva invece un non detto? Rimaneva un non detto, ma perché nel 2011 ancora era un non detto, qualcosa che invece diventa molto concreto nel 2016, anno della adozione della direttiva. Si è parlato questa mattina del processo di digitalizzazione che sconvolge i modelli di business. Si è parlato della quarta rivoluzione industriale che accelera questi processi, che smaterializza settori e ambiti di attività. E questo che cosa comporta? Porta alla digitalizzazione, cioè alla trasformazione di beni e servizi in dati, porta a riversare questi dati nella rete e porta ad una fase di costante aggregazione disaggregazione, raccolta e analisi di questi dati sotto forma di connessioni anche indirette e di sottoinsiemi omogenei. E allora qui abbiamo un momento che diventa problematico, perché ci ritroviamo oggi nel 2017 con una direttiva appena adottata che rischia di essere già vecchia, non fa i conti con l'economia della conoscenza, non fa i conti con la data IRA, non fa conto con l'affermazione della religione dei dati. E questo è un problema su cui tornerò
tra qualche minuto. Ma oggi siamo lì nel 2017, allora in questo contesto mosso, indirizzato, anzi stravolto dal dato, che cosa diversa dall'informazione, si rafforza il valore strategico dell'informazione, ma di quale informazione? Da una parte quella pubblicamente disponibile, accessibile, grazie attraverso la rete, che diventa parte di raccolte utili, che un altro scritto che è essenziale a migliorare prodotti e servizi, innescare processi innovativi, generare efficienza. Questa mattina è stata evocata la disciplina sulle banche dati che non a caso è oggi oggetto di una nuova revisione. A fine agosto è stata conclusa una nuova consultazione per verificare se in pienitura tanto il diritto d'autore sulle banche dati originali quanto piuttosto il diritto sui generis sia in grado, risponda alle aspettative e alle finalità che sono state proposte e se quelle finalità allora proposte nell'era della conoscenza non rischiano di innescare degli effetti assolutamente non previsti e chissà magari anticoncorrenziali. Oltre a quella informazione, evidentemente c'è un'informazione di tipo diverso che assume un valore cruciale e che questa mattina anche nel pomeriggio è stata guardata sempre nella sua alterità piuttosto che complementarietà con il segreto industriale. Ci riferiamo evidentemente all'informazione innovativa, quella così tanto innovativa da avere un gradiente sufficiente per ampliare la protezione eventuale. Ma ancora, valore strategico assume informazione confidenziale e riservata. Oggi, come ben sappiamo, si tratta del codice della proprietà industriale e oggi la proprietà industriale verrà scosso nel processo di recepimento ormai avviati e si estenderanno anche al recepimento della direttiva 243 sulle know-how e sulle informazioni commerciali riservate. Ma fammi tornare a dire perché la novità della direttiva rispetto al progetto originario. Dicevo che quella direttiva era nata per superare la frammentazione nazionale e per facilitare delle ricerche inter e intrasettoriali a livello europeo, a livello transnazionale. Per realizzare questo doppio intrecciato obiettivo era chiaro che farlo in guida della direttiva fosse l'articolo 39. Questo ritorna considerando i 5 e 6 della direttiva che chiariscono bene quale sia la fonte sostanziale di riferimento. L'articolo 39, lo sappiamo, è stato detto più volte, eleva le informazioni riservate a iuris, impone agli stati aderenti, anche agli stati membri, di preservarne la segretezza con lo specifico obiettivo di assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi. La nozione di informazione è cristallizzata, come anche le condizioni che devono ricorrere affinché quella informazione possa essere tutelata attraverso i rimedi previsti. Qual è il valore di questa informazione? Ecco, qui la direttiva nella sua formulazione attuale, ma riterrei in linea con i TRIPS, lascia da parte l'informazione filiale, chiarisce che deve trattarsi dell'informazione riservata data il valore economico in una prospettiva concorrenziale e che questa valenza interna ed esterna debba essere percepibile internamente ed esternamente. Questo è il riferimento agli accorgimenti. Va detto però che non ci sono degli ulteriori parametri, è dunque la destinazione funzionale a definire se in che misura un'informazione commerciale soddisfi le caratteristiche e le condizioni di accesso alla tutela del segreto industriale e insomma l'impresa stessa a stabilire e a sancire la meritevolezza
di quelle informazioni, imprimendo quello a quell'informazione una specifica destinazione. Ancora una volta ritorno sulla distanza tra dato inteso come dato peso e informazione come dato a cui viene assicurata una utilità. Ma proprio perché e quando il segreto si pone in un rapporto di alterità rispetto alla tutela brevettuale, è proprio questa la ragione per cui i TRIPS, come ben sappiamo, accordano alla informazione riservata una tutela di raggio ridotto, una tutela degradata. Che tipo di tutela? Sono le date, l'acquisizione e l'utilizzo illecito delle informazioni, e ricorre alla capacità completa solo quando l'acquisizione è effettuata per conto o nell'interesse di un concorrente in modo contrario alle reali pratiche commerciali. Insomma, occorre violare un accordo di riservatezza per ottenere un vantaggio competitivo, oppure nei confronti di coloro che inducano la violazione o che comunque ottengano consapevolmente un vantaggio competitivo. In mancanza di questi parametri, l'attività illecita, come illecito tutto ciò che porta a sperare quelle medesime informazioni attraverso tecniche legittime di decompilazione, qualunque si pervenga a quelle medesime informazioni per via del prestito di vocabolario del produttore, per coincidenza fortuna, cioè in maniera casualmente coincidente. Insomma, non viene difficoltà a continuare perché so che non tutti la pensano anche a questo tavolo. Non viene fornita, stando ai TRIPS, una tutela sulle informazioni in sé, viene fornita una tutela rispetto a sue utilizzazioni in relazione a specifiche modalità. Perché ricordare, siamo perfettamente d'accordo che si risolleva una posizione. Perché? Perché è su una sfera di servizio della presenza, non sulle informazioni di presenza. Come sempre. Perché dichiarare il TRIPS così nel dettaglio? Perché voglio arrivare al punto di dire che invece è una novità della direttiva rispetto al percorso che era stato immaginato. Perché, considerando, dicevo, 5-6 della direttiva, evocano esplicitamente i TRIPS, come altrettanto direttamente esplicitano il razionale, cioè quella che era lo spirito dell'intenzione del legislatore, ci troviamo di fronte ad un testo che a mio avviso solo apparentemente mantiene le sue promesse. Quali erano le promesse e qual è una prima lettura e poi una seconda lettura? La prima lettura viene chiaro armonizzare la definizione di segreto, identificare le forme più rilevanti di acquisizione illecita, circoscrivere le forme di libera utilizzazione, riconoscendo che la decompilazione e la creazione indipendente qualifichino condotte legittime, riconoscere quali strumenti di diritto civile siano invocabili per contrastare i comportamenti illeciti, definire l'ambito dell'illecito e stabilire un percorso di convergenza che consenta al soggetto che è stato leso di ottenere il risarcimento per il danno causato dalla sottrazione. E quantemente l'articolo 4 della direttiva elenca le condotte di acquisizione, di conversione, utilizzazione illecita di informazioni riservate, e poi limita ad una previsione di chiusura, il comma 2, lettera D, la precisazione che ogni condotta di forma prima della fair competition sia illegittima e dunque vietata. Sembrerebbe che la promessa sia stata mantenuta. Per converso e per completare il quadro, in un'ottica di armonizzazione e convergenza, ancora le condotte lecite vengono anch'esse ampliate in via esemplificativa all'articolo 3 della legge.
insomma, questa lettura sarebbe sufficiente a ritenere